La Sardegna è davvero imprevedibile, soprattutto d'inverno. Piove, ad un tratto esce il sole e anche la mattina più grigia si può trasformare in una giornata luminosa. Mi aspettano delle ore in cui lascerò da parte totalmente il vino. Ora la protagonista è unicamente l'acqua. Ho lasciato la statale 131, ho preso questa provinciale e qui vado ad incontrare Luca e Piermario Simula dell'azienda Acqua San Martino. Mi hanno detto però di fermarmi 200 metri prima, io parcheggio qui perché mi devono far vedere una cosa e mi devono iniziare a parlare d'acqua prima di vedere l'azienda. Luca, Piermario, ciao, eccomi, Giuseppe. Eccomi. Buongiorno. Sono arrivato pian piano perché mi avete detto 200 metri prima dell'azienda. Ciao, ciao. Scusa, io ti devo prima benedire. Subito così? Benvenuto, questo è il rito di iniziazione per chi viene la prima volta a trovare San Martino. Ma quindi è per questo che mi avete detto fermati a 200 metri esatto. Circa dall'azienda? Questa è una sorgente vulcanica similare a quelle che ci danno l'acqua. Cioè è un piccolo esempio di quello che è poi in larga scala, ditemi sto sbagliando qualcosa. Esatto. Questo è un bonsai che serve per capire appunto le caratteristiche. E qui sgorga naturalmente da sottoterra. Qui sgorga da sottoterra, questa è una piccola sorgente molto ricca di ferro che in miniatura rappresenta ciò che poi accade realmente sottoterra. Considera che siamo in uno dei territori più antichi della Sardegna. Qui il bacino idrogeologico si è formato migliaia di anni fa quando si è generata la Sardegna. Quindi questa è un'acqua che arriva a 1000 metri sottoterra. Lì si arricchisce di sali minerali come magnesio, potassio, soprattutto bicarbonati, quindi la rendono così digestiva come sai. E grazie all'anidride carbonica che c'è sotto riesce a risalire in superficie con il suo corredo minerale. Per farti un paragone, tu che ti intendi di vini, è come se fosse la vigna, il bacino idrogeologico, okay. E l'acquifero è la botte. Quindi sai che noi del vino abbiamo in prestito da sempre questa parolina che è terroir. A noi piace molto parlare di terroir, lo facciamo da okay. Sempre, appunto prendendo spunto dai vostri linguaggi, quelli del vino, perché la straordinarietà e l'unicità di quest'acqua che la natura ci dà in una terra così speciale come la Sardegna ci permette di poter parlare, per esempio, nel corredo minerale noi parliamo di bouquet degli elementi, quindi questa ricchezza, questo equilibrio dei minerali e questa versatilità la rendono così speciale al gusto, ma le danno anche delle qualità di benessere per il corpo. Allora, vi lancio una provocazione, no? Nel mondo del vino un altro abuso è continuare a ripetere il vino si fa in vigna, il vino si fa in vigna, il vino si fa in vigna. Sì, è vero, però poi magari molte volte scopriamo che anche in cantina c'è tanto da fare. Qui l'acqua si fa a 1000 metri sotto. Qui l'acqua ce la fa la natura, non possiamo fare niente noi. Per fortuna ci sono leggi molto rigide, molto, molto rigide, assolutamente. Perciò le analisi del tuo prodotto devono corrispondere a ciò che ogni giorno tu analizzi prima di poter imbottigliare. È per questo che quindi possiamo definirla, o meglio, voi la definite iperminerale? Assolutamente, viene definita iperminerale in quanto è l'acqua più ricca di minerali tra tutte le acque italiane. E mi voglio ricollegare al discorso che facevate prima del terroir. Come mai abbiamo questa composizione di minerali? Qua, in questa parte del Nord Sardegna, è tutta una zona vulcanica. Come funziona? L'acqua piovana scende per circa 1000 metri di profondità. Arrivati alla profondità di 1000 metri, si arricchiscono della CO2 naturale. Arricchendosi la CO2 naturale, hanno la forza per risalire il terreno. Cioè, sto capendo bene, è la CO2 naturale grazie al quale l'acqua arriva su verso... Assolutamente. I vulcani sono ancora minimamente attivi e quindi producono l'anidride carbonica naturale. Il circuito idrogeologico dura circa 50 anni, quindi l'acqua che sta sgorgando oggi dalle sorgenti è un'acqua che teoricamente è piovuta più o meno 50 anni fa. Il nostro dovere è quello appunto di comunicarne la ricchezza e quello di
trasportare quello che ci ha regalato Madre Natura con un ambiente così incontaminato in recipienti sempre più idonei e prospettati verso il green. Quindi abbiamo rinnovato tutti gli impianti per fare un grande potenziamento del vetro a rendere. Bellissimo. Andiamo nello stabilimento? Facciamo strada. Dai, grazie, fatemi strada voi. Bene. Perfetto, allora come abbiamo visto all'inizio, dall'alto arrivano le bottiglie direttamente dal mercato, passano verso la lavatrice, supera i quattro bagni di lavaggio e sanitizzazione, dopodiché viene fatto il controllo delle bottiglie dalle telecamere, riempimento, tappatura, etichette. E adesso qua siamo alla fine del processo perché le bottiglie nelle casse del vetro a rendere sono pronte per andare direttamente sul mercato. Mi chiedo una cosa, ma se adesso passa una bottiglia ne posso rubare una che ho troppo curiosa di assaggiarla? Assolutamente. Però ricordati che è vetro a rendere, ce la devi riportare. È vetro a rendere. Esatto. Sapete cosa faccio? Me la bevo alla Basilica di Saccargia. Ottimo. Torno qua e vi rendo il vuoto. Ne aspettiamo allora. Così pensiamo all'ambiente. Ciao Giuseppe, grazie. Grazie mille ragazzi. Grazie. Grazie. Grazie, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Certo, chi l'avrebbe mai detto? Io che parlo sempre di terroir, di vigne, di uve, di parlare di acqua e pensare che ci sono varie similitudini. Mai avrei pensato di parlare di terroir dell'acqua. Adesso a questo punto non mi resta che assaggiare e sono... Ecco, eccolo lì. Ecco il campanile della Basilica Romano-Pisana di Saccargia e quindi quale posto migliore per bermi un bel sorso d'acqua proprio ai piedi della basilica. Straordinaria, magnifica, unica. La Basilica di Saccargia fu completata nel 1116 sulle rovine di un monastero preesistente. Impossibile non pensare cosa riusciva a fare l'uomo 1000 anni fa. È impossibile anche non pensare che qui, sotto i miei piedi, a 1000 metri di profondità nasce un'acqua unica, la San Martino. Una delle novità molto interessanti di cui mi hanno parlato Pier Mario e Luca è la lattina proprio per l'acqua San Martino. Corrisponde in tutto e per tutto a quei principi di sostenibilità verso i quali l'azienda si sta avviando. È un contenitore molto leggero, un contenitore 100% riciclabile, è perfetto per un'acqua così territoriale. Io però ho fatto questo piccolo furto, come avete visto, appena imbottigliata e ho il piacere di assaggiare l'acqua proprio qui. Con alle mie spalle la basilica. Di solito quando vado in vigna, quando vado in una cantina, mi piace sempre assaggiare il vino tra i filari. Qui invece per me l'assaggio è in mezzo a questo territorio. Mi piace pensare che sotto di me, esattamente dove hanno costruito questa basilica, se scendo, come mi hanno detto Luca e Pier Mario, a 1000 metri sottoterra, trovo le falde di quest'acqua. Quindi quale cosa migliore per brindare ai grandi progetti, ai grandi progetti imprenditoriali e quelli che fanno ricco un territorio intero. Salute con Acqua San Martino.